Ciao, sono Davide Quagliolo. Quaglia. Ho 28 anni, nella vita normale lavoro per Confindustria, nella comunicazione, e sono il portiere, nonché capitano dello Sporting Longobarda da ormai lunghissimo tempo. La mia storia più calcistica è partita, beh, insomma, un po' come tutti, parecchio tempo fa. Mio padre è grande tifoso del Milan, ha iniziato a portare allo stadio quando ero piccolo, mi sono appassionato allo sport, ho cominciato a giocare in oratorio, poi ho fatto anche in un certo periodo l'arbitro della FGC. Però insomma la passione per il calcio è difficile da spegnere, per cui alla fine però insomma è riuscito a smettere. All'inizio giocavo in difesa, non ero particolarmente forte. E poi a un certo punto ho deciso di cominciare a giocare in porta. Mi è piaciuto tantissimo, visto che ero bravo, visto che mi divertiva, e sì, è successo. Per il portiere è un ruolo difficilissimo, però con la giusta calma e la giusta concentrazione si possono fare grandi cose. Sì, giocare in porta e giocare fuori sono due sport completamente diversi. Uno è uno sport molto fisico, molto di contatto, molto giocato sui ritmi alti. L'altro è uno sport di sangue freddo, concentrazione, lettura della partita continua, molto più tattico se vogliamo. Ed è per questo che infatti, oltre a giocare in porta, spesso sono anche la persona che un attimo direziona la squadra tenendo pressione. La Sporting Longobarda è nata nel 1997, per cui stiamo parlando ormai di 15 anni fa. Eravamo degli amici del liceo, abbiamo fatto questa squadra, comunque abbiamo iniziato a fare qualche torneo di calcio a 5. Poi abbiamo conosciuto quelli di Q-Sport, abbiamo iniziato a giocare con loro, con Luca. Quando poi Luca si è staccato l'abbiamo seguito, insomma diciamo che giochiamo con lui da sempre in pratica, quando iniziamo. Il mio lavoro e la vita purtroppo occupa tantissimo del mio tempo. Adesso tutti lavorano con Confindustria in comunicazione, un lavoro particolare perché è molto a sé, non si trovano molte altre analogie. È un lavoro che in teoria avrebbe degli orari fissi, ma che in realtà di orari fissi ne ha pochi. Il calcio è sicuramente un sacrificio, ma è uno di quei sacrifici che si fanno sempre volentieri, anche perché per me la partita è veramente il momento in cui faccio tabula rasa della mia mente, mi concentro solo su quello che sto facendo e tutto il resto scompare. Sì, sono tifoso del Milan, qualche anno fa ero molto più sfegatato di adesso. Diciamo che la differenza fra calcio giocato e calcio da spettatore, insomma, è enorme, non c'è paragone, sono due cose completamente diverse. Sicuramente preferisco giocarlo piuttosto che guardarlo, ecco. Non sono, faccio parte di quelli che se mirano la partita non vengono a giocare a calcio. Ti dirò, non è tanto un ricordo in particolare, sono più tutti quei momenti in cui magari la partita sta andando malissimo, succede qualcosa di tremendo, ci sono discussioni e poi di colpo c'è la giocata giusta, può essere la parata giusta, può essere la giocata giusta di un attaccante che risistema la partita, allora tutti iniziano a giocare insieme, tutti ritrovano l'affiatamento e senti proprio come vedete la musica che cambia. Prima è una musica sgraziata e orribile, poi senti come la sinfonia di un'orchestra che inizia a suonare e insomma questi sono i momenti più belli secondo me del calcio. Durante la partita soprattutto io cerco sempre di pormi in maniera forse un po' troppo, tra l'altro, proattiva, nel senso che ho un po' abbastanza le palle. È un ruolo di grande responsabilità perché se chiami il cambio di modulo e le cose vanno meglio, va tutto bene, ma va tutto bene e basta. Se chiami il modulo e va tutto a rotoli, poi ti metti in una brutta situazione. Il calcio è passione, cuore, tesi, nervi, sacrificio. E secondo me il calcio, se vissuto nella maniera giusta, può tirare fuori il meglio che c'è nelle persone. E qui secondo me è una grandissima scuola di vita ed è uno dei pochi momenti in cui un uomo può mostrare il suo vero carattere. Fosse per i miei amici, i miei genitori e tutti, avrei già dovuto smettere vent'anni fa. Cioè, ogni volta che ero a giocare una partita di calcio, mi mettevano tutti addosso. Per adesso non ci penso neanche lontanamente. Non riesco neanche a immaginare come ci smetterò di giocare a calcio. Smetterò di giocare a calcio, probabilmente mi renderò conto che il fisico non potrà più assecondarmi in nessuna maniera. Ciao Luca, grazie per averci accompagnato in tutti questi anni nella nostra splendida avventura. Ciao a tutti i miei compagni di oggi e passati. Speriamo di toglierci ancora tante soddisfazioni e di vederci insieme un'altra volta. Ciao!